Di luglio noi abbiamo fatto una splendida manifestazione, è stato Carlo Micis. Una serata Se è il organizzata in onore di caso, Luigi Gamberale, personaggio iniziare la emblematico e serata in maniera simbolico un della pochino cultura diversa. agnolese. L'ha organizzata il Centro Studi Alto Molise. Ma chi era Luigi Gamberale e perché ancora oggi la sua figura è così importante? Forse la figura di Luigi Gamberale è un po' dimenticata o messa da parte, ma il Centro Studi ha voluto nel 2008 intitolarsi proprio a Luigi Gamberale per ricordarne la statura davvero europea. È un intellettuale agnonese che ha saputo sicuramente introdursi in quelle che erano le querelle intellettuali europee. È stato il primo traduttore italiano di Foglie d'erba di Walt Whitman, una traduzione tra l'altro apprezzata anche da lo stesso Cesare Pavese, che dedicò una tesi di laurea. E questa sera abbiamo voluto, riportando alla luce la lapide del 1954, che per molti anni è stata purtroppo oscurata per via di una cattiva manutenzione, insieme a Italo Marinelli, che è stato nostro ospite, dedicare una serata alla lettura di questa traduzione artistica, diciamo, perché Gamberale non si è semplicemente limitato a tradurre, ma ha reso e ha cercato di rendere la bellezza della poesia di Whitman in italiano, cosa non da poco. E ora la voce di Italo Marinelli, che non dimentichiamolo, oggi abita nella casa che fu di Luigi Gamberale. Diciamo che è un lascito anche spirituale, se vogliamo, importante. È difficile se, riuscire a seguire l'esempio di un intellettuale, di una figura così importante nella storia italiana, però io credo che sia un modello non solo per gli agnonesi, ma per tutti, per i molisani, e per questo mi è piaciuto, ho avuto molto piacere a ridare leggibilità a una lapide che il tempo aveva in qualche modo consumato. Io credo che dobbiamo riscoprire quei valori che Gamberale ci ha lasciato come eredità spirituale. Il pensiero di Gamberale è estremamente attuale, era sostanzialmente di deriva illuministica, si è battuto per il cosiddetto socialismo scolastico, cioè per una nuova forma di interazione studente-insegnante, parliamo dell'Ottocento, insomma. Era un intellettuale aperto, tra virgolette, alla globalizzazione, cioè lui è stato il primo traduttore del maggior poeta americano Walt Whitman, è stato citato da Cesare Pavese, che su Walt Whitman anche si è formato nella sua tesi di laurea, insomma, ci ha dato un messaggio che dobbiamo saper coltivare e, come si dice, nani sulle spalle dei giganti.